a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di portarvi con me in questo full day of traveling, perché sarò tutto il giorno in giro per Milano. E tutto il giorno intendo tutto il giorno, sono le 9 e tornerò a casa alle 10 questa sera. Quindi ho pensato di approfittare dell'occasione per mostrarvi come mi sono organizzata con i pasti in questa giornata. Voi sapete che io sto seguendo un intuitive eating e quindi, cioè, mangio quando ho fame. Solo che quando sei fuori, quando sei in giro, questa cosa è abbastanza difficile, soprattutto se ti prepari i pasti, cosa che io ho fatto, perché non sai effettivamente se avrai fame, quanto avrai fame, se quello che ti sei preparato è troppo abbastanza, soprattutto quando ti prepari dei piatti magari già pronti, quindi magari il pranzo e la cena in una schiscetta unica tutta completa. Ieri sera ho passato la serata a prepararmi tutto, quindi ho tutto impacchettato e è inutile dire che comunque se avrò ulteriore fame, i supermercati a Milano esistono e quindi sicuramente troverò qualcosa. Quello che ho provato a fare, soprattutto perché ho degli orari un po' sfasati oggi, quindi degli impegni proprio all'ora di pranzo e all'ora di cena, ho cercato di fare tante piccole preparazioni basate sui macronutrienti, quindi delle preparazioni più proteiche, delle preparazioni più basate su carboidrati, e mentre i grassi sono un po' presenti ovunque, al fine di decidere nel momento in cui mi siederò per mangiare cosa mangiare da altre piccole cose. Vediamo come funzionerà e vediamo se andrà bene. Comunque vi porterò con me in questa mia giornata e vedremo insieme cosa faccio e cosa mangerò. Ciao, un giornaliero. 4,50. Primo stop, dentista. Lo so cosa state pensando. Silvia, sei di Padova, vivi a Piacenza, ma il dentista a Milano? Sì, ma in realtà il mio dentista è di Budapest. Perché dovete sapere che io, prima di avere questa bellissima dentatura, avevo dei denti orrendi e nel periodo in cui ero a Budapest, periodo dei 16 anni, ho messo l'apparecchio per sistemare il tutto. Qui in Italia mi hanno detto che mi dovevo operare perché avevo la mandibola troppo avanti, a quanto pare, mentre questo dentista ha applicato questo sistema innovativo americano e mi ha sistemato i denti in un anno di apparecchio. Quindi è rimasto il mio fedelissimo dentista che, per fortuna, non mi riceve soltanto a Budapest, ma mi riceve anche qui in Italia, a Milano. E quindi adesso, dopo un bel po' che non lo vedo, sto andando a fare una visita di controllo, anche per sistemare questo dente che non mi piace. Quindi step one, dentista. Olè, uscita dal dentista. Allora, non dovrò mettere l'apparecchio, ma dovrò iniziare una terapia a base di mascherine, quelle trasparenti. Quindi mi metteranno dei pispolini qui trasparenti e poi praticamente cambio mascherina trasparente ogni 2-3 settimane e così mi dovrebbe spostare i denti. Comunque devo trovare una location dove sedermi e consumare il mio pasto. Ottimo, ho trovato un bel parchetto. Adesso andiamo a mangiare sulle panchine. Allora, per pranzo, tra tutte le cose che mi sono portata, ho deciso di mangiare la mia torta brisée di zucca che ho fatto ieri, che però voi avete visto nel video precedente. Se non l'avete visto, andate a vederlo perché è una cosa che mi è venuta davvero bene. E mi sono portata il pezzo che era fatto con la forma del plum cake. E mi sono portata una tristissima piadina di albumi, cioè solo albumi e pepe. E voi direte: che triste, Silvia, ma no. Lo so, solo che la torta brisée di zucca è già ricca di grassi, carboidrati e fibre, quindi fa davvero un semipasto completo, manca soltanto la fonte proteica, perché comunque ho messo un panetto di quark per tutta la farcia e qui ce ne sarà stato tipo un quarto o un quinto, quindi ho pensato di portarmi la fonte proteica. Penso che comunque questo messo sopra la torta brisée non sia poi così male. Dal dentista mi sono lavata le mani. Tac. Ah, che gioia. Questa, non so perché, mi è venuta molto morbida. Cioè, sentite? Non so, rispetto all'altra che mia mamma si è lamentata che era troppo dura. Forse ha cucinato di meno. Comunque questa è davvero deliziosa.
Dovete sapere che io sin da piccola ho sempre avuto un amore incondizionato per le torte rustiche e per le torte salate. In particolare amavo quella con la scarola e pinoli di mia mamma, top. E adesso che ho scoperto questa pasta, come farla, sarà una torta rustica e torte salate a go-go per sempre, tutta la vita. Fermata numero 2, McFit, Milano Fulvio Testi, dove vi farò conoscere un nuovo youtuber, Dennis, che si allena qui e abbiamo colto l'occasione per allenarci insieme, per fare qualche video interessante insieme, che vedrete adesso. Allenarmi con Dennis. Dennis, presentati. Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Dennis, avessi già mi ha già presentato. Ciao, mi chiamo Dennis. Allora, io faccio fitness, però fitness divertente, poi lo vedrete dai miei video. Comunque seguitemi, Dennis Callà, con l'accento sulla A, che tutti non lo mettono. Poi vi metto il nome link qui, ma tanto non lo metterò mai perché io me lo scordo sempre. E bene, bravo, seguitelo. E adesso sistemo un attimo qui la situazione e poi vado alla location number 3 di oggi. Spero che il video con Dennis vi sia piaciuto. Io adesso sto raggiungendo la location numero 3, che è l'evento finale del progetto di beneficenza che avevo organizzato Benefit qualche mese fa. Se vi ricordate, io avevo partecipato alla presentazione e poi questo progetto è andato avanti e oggi ci sarà la consegna dell'assegno. Nel frattempo ho fatto merenda, ho mangiato una banana e ho finito gli albumi che non avevo finito a pranzo. E io spero di riuscire a partecipare al momento della consegna dell'assegno, però non ne sono sicura perché ho da prendere il treno, quindi alle 8 devo assolutamente scappare. Comunque adesso entriamo. Ma non è semplicemente votarsi le tasche di quello che c'è in eccedenza in un'azienda per fare della pura beneficenza. Noi abbiamo chiesto alle due associazioni di testimoniarci in maniera concreta come saranno spesi i soldi della donazione. Ti riconosci così? Grazie. Riesco a svolgere piani qua. Come previsto, sono praticamente dovuta scappare e non ho assistito praticamente a niente e mi dispiace, però ho avuto la possibilità di salutare tutti e adesso sto correndo per andare alla stazione ed è molto lontano da qui, quindi ci vediamo sul treno, speriamo. Raga, ce l'ho fatta. Io sono salita sul treno, direzione Padova, torno a casa dopo aver rischiato di non superare le barriere, perché a Milano ci sono, perché a Milano ti fermano prima di entrare sui binari per controllare se hai il biglietto. Io avevo il telefono all'1% e ho avuto giusto la possibilità di mostrarglielo e entrare e superare la barriera e
arrivare a prendere il treno, perché sennò avrei dormito qui sul binario. Comunque, adesso mangio. E volete sapere che dopo tutta la mia preparazione, cosa ho dimenticato? Le posate. Ma per fortuna lì in McFit ho pregato Luca di darmi quelle sacchetto di plastica e mi ha salvato la cena e la vita. Da mangiare mi sono rimasti il pollo con le verdure e le gallette di riso. Devo dire che mi sono organizzata abbastanza bene e le quantità e le dosi sono state perfette. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia ispirato e fatto capire che mangiare sano on the go non è impossibile, ma è fattibile. E basta, torno a casa. Ho i denti sensibilissimi dopo il dentista. Ehi, partita del rosa anche tu. Piano. Scema. Saluta.